dalla sua morte la nostra vita. Gesù risorto, mostrando le sue piaghe a Tommaso e agli apostoli, rivela anche a noi la strada per poterlo incontrare, meditare e riflettere sulla croce di Cristo, per incontrare il Signore e Dio nostro. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. I discepoli sono chiusi dentro per la loro paura. Ma nonostante questo, Gesù si mette in mezzo a loro. Stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. A chi lo aveva rinnegato e abbandonato, Gesù dona la pace. Mostra le mani trafitte dai chiodi e il fianco ferito dalla lancia. Gesù si identifica come il crocifisso. La sua sconfitta diventa segno di vittoria. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Ancora e ancora si rinnova il dono della pace. I discepoli diventano ora apostoli, cioè inviati. Ad accompagnarli ora c'è la forza dello Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. La misericordia è il dono più grande. La Chiesa è qui chiamata ad essere strumento di pace. Condivide il perdono che scaturisce dalla croce. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Tommaso si è allontanato. Forse meditava di andarsene. Ma riceve anche lui la notizia che Gesù è risorto. Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Tommaso non ritiene abbastanza la parola degli altri, non si fiderebbe neppure dei suoi occhi. Vuole toccare con mano quelle ferite. Entrare in contatto con il corpo straziato di Cristo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Se Tommaso vuole incontrare Cristo, deve rimanere nel cenacolo. Andarsene significa perdere nuovamente l'occasione. Ora anche lui riceve il dono della pace. Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gesù asseconda il desiderio di Tommaso. Fa fare a lui quello che agli altri non era neppure venuto in mente. Non solo vedere, ma toccare con mano i segni della passione. Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Questo incontro così ravvicinato
porta Tommaso alla più alta professione di fede di tutto il Vangelo. Il contatto con la croce nei segni lasciati nella carne porta Tommaso a riconoscere in Gesù il suo Dio. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. È questa la forza del Vangelo. Essa tracima il limite del tempo e della scrittura. Giunge a noi non solo come testimonianza, ma sorgente di vita. La stessa vita che sgorga da Cristo. Dalle ferite di Cristo veniamo guariti.